Buongiorno a tutti ragazzi, il mio nome è Deuci e vi do il benvenuto a questo nuovo video di argomento Pathfinder GDR. Benvenuti a questo nuovo video che tratterà del Magus, l'ultimo dei nostri Gish, ma prima di andare a fare una, spero, rapida review di questa classe, voglio ringraziarvi per ancora una volta il sostegno che mi state dando, perché io non avrei mai pensato che con un computer senza scheda video, senza alcun tipo di conoscenza in ambito informatico, né specifico di YouTube, sarei mai arrivato a più di 1000 visualizzazioni. Ebbene, sì, magari sto così un po' più lontano di quando ho cominciato da YouTube, carico video molto meno frequentemente, ma voi sapete benissimo quali sono i miei problemi e quindi proprio per questo io vi ringrazio con tutto il cuore, perché sebbene io non lo faccia ovviamente per nessun altro motivo fuorché il mio diletto e incontrare persone con un aspetto, no? Ludico in comune, ebbene voi siete la mia risorsa principale, siete quello che spinge ad accendere il computer e a trovare le pagine nei manuali e a parlare delle mezz'ore dirette davanti a uno schermo, sentendosi magari anche un po' ridicoli. Ma tutto questo ne vale la pena. Voi me ne state dando una grandissima, grandissima prova e di questo vi sono assolutamente grato. Quindi un hurra per voi e ancora grazie. Quindi con questo mio intro, spero non scontato, perché fatto dal cuore, voglio introdurvi alla classe del Magus. Innanzitutto il ruolo, il Magus è una classe mista, è un Gish, può compiere benissimo due ruoli. Il suo ruolo principale è quello di combattente corpo a corpo, che utilizza nello stesso momento armi e magie. Può svolgere il ruolo di face in maniera molto minore degli altri Gish, soprattutto del paladino o del bardo, che comunque potremmo inserire in questa categoria con i suoi archetipi. Svolge in maniera minore anche il ruolo di Gish, anche rispetto agli incantatori puri, come il mago e lo stregone, che hanno comunque, anche se non carisma elevatissimi, parlando del mago, possono sopperire a questa mancanza con gli incantesimi. La lista degli incantesimi del Magus la vedremo, probabilmente in questo video. Non è così ampia come ci potremmo aspettare, tuttavia offre, sebbene finisca di sesto livello, alcune possibilità interessanti per il nostro divertimento. Come potete vedere, il dado vita è un D8, classico dei combattenti a corpo a corpo, come vedremo dalla prossima classe. I punti abilità per livello sono due più un modificatore di intelligenza. Abbiamo tra i tanti intimidire, conoscenza arcana, dungeon, piani, cavalcare, sapienza magica e utilizzare congegni magici. Le competenze, andando abbastanza veloci, sono tutte le armi semplici e da guerra, comprese anche le armature leggere, che non vanno a far incappare il giocatore nella probabilità di fallimento arcano. Degli incantesimi c'è pochissimo da dire. A tutti gli effetti, la caratteristica principale del Magus, oltre alla forza, è l'intelligenza, perché è sull'intelligenza che basa tutte le sue spell, come il mago, esattamente come il mago. E come il mago ha la possibilità, ha l'onere, se vogliamo, di preparare i propri incantesimi. Deve quindi riposare abbondantemente per una notte e poi meditare per all'incirca un'oretta nel suo libro degli incantesimi, su cui scriverà tutti gli incantesimi che impara ad un determinato costo. Tolto lettura del magico che conosce a memoria,
Ebbene, quindi avrà un numero abbastanza ampio di incantesimi nel suo manuale personale, nel suo compendio personale. Tuttavia, dovrà studiarseli e ripassarli tutte le mattine. Allora, quello che è particolare rispetto al Magus, in confronto con le altre categorie e le altre classi, è l'Arcane Pool. È una sorta di, come dire, di sacca, di contenitore da cui possiamo attingere dei punti che sono denominati in vari modi. Il manuale non dà effettivamente un'indicazione sul nome preciso. Tutti i narratori li chiamano in modi diversi. Io sono sempre stato abituato a chiamarli punti arcani o arcane points, come voi vogliate. Ebbene, questi punti sono in numero pari a metà del livello del mago, del magus, più il modificatore di intelligenza. Ovviamente il numero minimo a livello 1 è 1. E il magus può spendere un numero di questi punti per infondere la sua arma di particolari poteri. Questi poteri sono a tutti gli effetti dei bonus alle armi. Possiamo dare ad esempio un bonus di più 1 fino al più 5 alla nostra arma, quindi donando più 1 agli attacchi e più 1 ai tiri per colpire, e più 1 ai danni, scusate. In più, dal quinto livello e oltre, possiamo dare degli aggettivi, degli oggetti, dei, scusate, dei, poten delle, dei potenziamenti ulteriori, delle caratteristiche, ecco, ulteriori alla nostra arma, come ad esempio bruciante, che rimuove rigenerazione o fa danno nel tempo. Possiamo dare difensiva, che ci dà bonus alla CA. Velocità che permette di svolgere attacchi molto più rapidi e in sequenza nei vari turni, congelante e così via. Per quanto riguarda l'arma, può essere incantata una volta sola. Non possiamo incantarla, darle questo bonus più volte nello stesso turno per la stessa arma, perché i bonus non staccano. L'ultimo bonus sarà quello valido. Prima di parlare della tabella riassuntiva, voglio dirvi ancora una volta che abbiamo di primo livello i trucchetti, esattamente come quelli del mago, ovvero lui conosce tutti i trucchetti già di primo livello, più, cosa che non avevo detto prima, tre incantesimi di primo. E i trucchetti, sebbene siano preparati in un numero limitato, non consumano, effettivamente non consumano degli stack, degli slot per il livello 0 e possono essere riutilizzati. Dunque, l'ultima parte di questo primo video sul Magus, su questa review. Ok, un'analisi di ciò che c'è scritto nel manuale di riferimento del Magus è Spell Combat. Ebbene, di primo livello impara a combattere con due mani, ok, con un'arma più l'incantesimo nella seconda mano. Come un'azione di round completo, può compiere tutti i suoi attacchi, ha una penalità di meno 2 e lanciare un incantesimo che abbia come tempo di lancio un'azione standard. Ora, per farvi riflettere su un attimo argomento, guardiamo velocemente, celermente la tabella. Il bonus d'attacco base è a 3 quarti, quindi notevole per quello che riguarda un incantatore. È simile a quello del paladino, no, scusate, del chierico, per intenderci. I TS sono molto buoni, perché abbiamo più 2 in tempra e più 2 in volontà. E poi possiamo lanciare, senza prendere in considerazione i bonus, come facciamo sempre,
3 incantesimi di livello 0 e un incantesimo di primo livello al giorno, parlando sempre di primo livello di Magus. Abbiamo colpo arcano, di secondo livello, che ci permette di utilizzare la nostra arma impugnata come veicolo per incantesimi che necessitano il contatto diretto con il soggetto. Quindi possiamo utilizzare, abbiamo questa portata in pratica di un incantesimo con bersaglio personale, scusate, con bersaglio singolo, ok, con range di contatto, come ad esempio tocco congelante. Tocco congelante, io dovrei toccare una persona con la mia mano, invece io la posso toccare con un tiro per colpire, ad esempio. Da notare bene che deve prima colpire il nostro attacco. Ok? Questi sono alcuni trucchetti, diciamo, un pochino più avanzati per i giocatori di Magus di primo livello o giocatori comunque che non sono esperti in questo gioco. È divertente allo stesso modo utilizzare l'arma come per dare dei piccoli colpetti all'altro. Il piccolo colpetto ovviamente dovrà subire un tiro per colpire, in questo caso non farà danno, oppure farà danno non letale, però farà da veicolo per il nostro obiettivo magico. Andando un attimo avanti, ora abbiamo Magus Arcana. Partendo dal terzo livello, guadagna una Magus Arcana, che sono dei misteri arcani propri del Magus, che gli donano grandi bonus questa volta. Ad esempio, accuratezza arcana, può spendere un punto dalla Arcane Pool, quindi un punto arcano, come azione rapida per garantirgli un bonus pari al bonus di intelligenza a tutti i tiri per colpire fino alla fine del turno. Prendo in considerazione solo questo e per motivi di tempo e per spiegarvi ancora una volta di quanto sia importante avere forza sia intelligenza piuttosto alte. Se volete poi un mio consiglio, la terza caratteristica da portare alta è la destrezza. Poiché siete un combattente leggero, avete comunque la possibilità di un'armatura, ma è un'armatura leggera, almeno nei primi livelli. E la destrezza aiuta molto nella vostra CA. Così come la Costituzione vi porterà su i vostri PF. Andando avanti, voi potrete ricevere Expanded Arcana, che vi darà la possibilità di ulteriormente ampliare la lista del Magus Arcana, dandovi altri tipi di Magus Arcana che potrete ricevere, che potete scegliere da determinati livelli. Dal quarto livello abbiamo Spell Recall. In pratica, con un'azione rapida può riprendere un incantesimo che ha già preparato e usato, spendendo un numero di punti della riserva arcana pari al livello della spell, minimo 1. Poi dopo abbiamo talenti bonus al quinto e oltre 6 e ogni 6 livelli. Questi bonus devono essere di combattimento, creazione di oggetti o metamagici. Abbiamo un'altra riserva di punti, la Knowledge Pool. Qualvolta prepari i suoi incantesimi, può decidere di spendere uno o più in punti dalla sua Arcane Pool pari fino al limite del bo suo bonus di intelligenza. Per ogni punto speso può trattare ogni incantesimo, scusate bene, dalla lista del Magus, come se fosse nel suo libro degli incantesimi. Quindi, potenzialmente, svuotando la nostra riserva di punti arcani di primo mattino, noi possiamo avere un ampissimo spettro
di incantesimi, sebbene noi non ne conosciamo molti. Quindi, questo è un ottimo punto, quindi dal settimo livello, per poter già dare una chiara separazione dal magus di corpo a corpo, dal magus misto e dal magus incantatore. Sempre al settimo livello noi abbiamo la competenza nelle armature medie che non interferiscono con i nostri incantesimi. Abbiamo Improved Spell Combat che praticamente ci dona, utilizzando l'abilità incantare in combattimento, un più 2 a tutti i tiri di concentrazione e ad ogni bonus garantito. Prendendo penalità agli attacchi, come ad esempio Deadly Aim, tiro mortale, come ad esempio Power Attack, attacco poderoso. Ok, quindi ad esempio noi ci togliamo 1 ai tiri per colpire attacco poderoso, che ci permette di avere un più 2 ai danni, ebbene noi avremo un più 2 ai danni sommato da questo, dall'ottavo livello in avanti. Dal decimo livello abbiamo Fighter Training, il Magus è trattato come se avesse metà dei suoi livelli da guerriero per i prerequisiti dei talenti, ad esempio. Abbiamo Improved Spell Recall, uguale a quello di prima, solo un attimo più ingrandito perché è di undicesimo livello. Abbiamo competenza nelle armature pesanti 13. Great Spell Combat di 14° livello, che gli permette di nello stesso momento attaccare e lanciare incantesimi quando utilizza l'abilità combattere incantando o incantare in combattimento. I suoi tiri per la concentrazione, su cui abbiamo dei bonus, questi bonus raddoppiano, così come per attacco poderoso e deadly aim, quindi non solo più 2, ma adesso se noi ci togliamo 2 punti per attacco poderoso, riusciremo ad avere più 4 ai tiri per i danni, ebbene noi abbiamo più 8. Questo però dal 14° livello. Counter Strike ci permette di attivare degli attacchi di opportunità quando un incantatore nemico è in posizione difensiva e casta. Dal 19° livello guadagniamo 14 incantesimi dalla lista del mago, che è una roba assurda. E Vero Magus dal 20° livello, che gli permette di essere comunque sempre concentrato quando casta in difensiva, quindi non deve superare alcun tipo di test sulla concentrazione. Aumenta la classe difficoltà di più 2, dà più 2 a se stesso per superare la resistenza magica e più 2 a tutti gli attacchi contro un determinato avversario per quel turno. Quindi diventa praticamente un single target killer. Ne prende uno, lo uccide, passa al turno dopo, ne prende un altro, lo uccide e così via finché non finisce gli incantesimi o finché il combattimento è terminato. Guardiamo velocemente la lista degli incantesimi di livello 0, sono praticamente uguali a quelli del mago, sono solo un po' più stretti, ma questi sono praticamente identici. Di primo livello vedete che abbiamo ad esempio tocco congelante, abbiamo tocco corrosivo, abbiamo ingrandire persone, mani brucianti, tutto nella norma. Andando giù vedete che finiamo la nostra lista di sesto livello, perché il magus non può castare incantesimi che siano sopra il sesto livello, quindi settimo, ottavo e nono sono proibiti per lui. Tuttavia abbiamo delle cose abbastanza forti. Abbiamo ad esempio forza del toro di massa, forma ferina quarta, fulmine a catena, grazia del gatto di massa,
trasformazione, sempre molto bella, carne in pietra, forma del drago 1. Ebbene, insomma, abbiamo la possibilità di lanciare incantesimi piuttosto potenti. Pensate soltanto a trasformazioni e a tutti gli usi che ne possono derivare. Da questo io porrei l'attenzione adesso su il Mythic Adventures, soltanto per dirvi che la via mitica, eventualmente voi la facciate, voi la scegliate, è quella dell'Arcimago, perché vi permette di sfruttare appieno il potenziale magico, oppure, potete sbizzarrirvi a cercarne un'altra, a seconda però delle vostre intenzioni di specializzazione del magus. Per quanto riguarda lo Ierofante, io direi di no. Piuttosto, campione o guardiano, se proprio proprio volete scegliere ed esulare dall'arcimago. Andiamo avanti adesso, parliamo un attimo degli archetipi. Vi vorrei fare soltanto vedere Ultimate Combat, perché a livello di archetipi è quello che offre una pool di archetipi e di modificazioni interessanti. Ad esempio, abbiamo modificazioni al Magus Arcana che sono veramente molto carine. Ad esempio, Arcane Edge o Arcane Cloak. Arcane Cloak ci dice che possiamo spendere un punto dalla nostra Arcane Pool per aggiungere il nostro bonus di intelligenza a tutti i tiri di furtività e camuffamento. È un bonus che dura soltanto 1 minuto, ma ci permette di scappare, di fare qualunque diavolo di cose noi possiamo fare in furtività, quindi diventiamo dei ladri magici per 1 minuto in sostanza. Arcane Edge invece, sempre per 1 punto, ci permette di soltanto dopo aver colpito un bersaglio con un'arma particolare, ci permette di farlo sanguinare per danni pari al nostro modificatore di intelligenza. È una cosa divertente e può ritornare utile, anche se non sarebbe la mia prima scelta. Per esempio, Arcane Cloak è molto molto interessante, soprattutto in mancanza di ladri o gente furtiva. Tuttavia, Arcane Edge può essere interessante, ma soltanto dal nono livello in avanti. Poi dopo, ovviamente abbiamo gli archetipi, come il Kensai, che cambiamenti a livello delle competenze, soprattutto, cose molto esotiche o esotiche o ben specialistiche. Tutte possono essere interessanti oppure nessuna. Allora, io consiglio di calibrare bene, poiché il magus non ha effettivamente un uso straordinario in quelle che sono le campagne di Pathfinder, a meno che non esca con il nuovo Path of War, che sono in trepidante attesa di ricevere, a meno che non escano delle specifiche indicazioni per il magus, nei nostri manuali per gli archetipi, quindi Advanced Player's Guide, Ultimate Magic, Ultimate Combat e eventualmente Inner Sea, non abbiamo degli archetipi estremamente importanti, quindi leggeteveli, prendetevela come una lettura abbastanza leggera e scegliete se ce ne fosse eventualmente uno che vi ispira particolarmente per la vostra campagna. L'ultima parte di questo video è quella per le razze. Per le razze c'è ben poco da dire, a dire il vero. Si può affermare che esistono razze leggermente migliori e razze leggermente peggiori. Per quanto riguarda le razze base, ovviamente l'umano è quella che eccelle di più, non c'è neanche bisogno che vi stia a dire il perché oramai chiunque di voi abbia visto almeno un solo mio video, una mia sola review una classe, parlo dell'umano in tutte perché è una classe universale, non può andare male in nessuna occasione. È
praticamente un jolly. Per quanto riguarda le razze alternative, ne abbiamo gli Asimar, molto interessanti. I Drow sono una razza particolarmente ultrapotente. In determinate condizioni e badate bene, non così ristretti, sono veramente una razza potentissima. Così come i Tiefling, sapete bene che queste tre razze sono qualcosa di straordinario. E poi cosa dire? Razze non comuni. Potete avere qualcosa a livello di Changeling, quindi mutaforma, quelli che erano i Doppelganger nella 3,5. E poi potete scegliere di andare sui Merfolk, che sono un'altra ottima scelta, così come Sylph, Sully e, badate bene, i Kitsune. Kitsune è una razza strana che non dà molti bonus per il Magus in generale, ma un Kitsune Magus fa la sua porca figura. È veramente divertente. Magari non nel lungo periodo, perché non avete tutti i bonus che ad esempio un umano vi dà. Ma nelle campagne brevi, ad esempio avventure 1-1, se avete la possibilità di scegliere un Magus, provate il Kitsune. Perché il suo bonus al carisma è semplicemente devastante. Con un Gish potete soltanto preoccuparvi di destrezza e forza, o intelligenza e forza, e siete dei signori, sarete veramente a postissimo per tutta la durata della campagna. Ok, quindi per questa prima parte del Magus penso di avere completato. Sono stato abbastanza veloce sulle parti, diciamo, degli archetipi e sulle razze, però penso che del Magus debba essere chiara soltanto la parte principale, quindi la sua spiegazione, perché una volta chiara quella, voi avete molte chance di personalizzare, che ovviamente io non posso, per motivi di tempo, spiegare tutte, perché ci vorrebbe un video di almeno 6 ore. Per evitare che questo succeda, e quindi per prolungare la vostra noia di altre 5 o 6 ore, vi do quindi appuntamento al prossimo video, ancora ringraziandovi e abbracciandovi veramente calorosamente, perché devo tutto a voi. Ebbene, vi do il mio saluto, vi do il mio augurio per un ottimo fine settimana e l'appuntamento alla seconda parte del Magus. Ciao a tutti da Deuci.